In 10.000 hanno saltato la scuola per partecipare al corteo di Fridays for Future, che a Firenze è partito da Piazza Santa Maria Novella, portando per le vie e le piazze della città centinaia di cartelli e lo slogan Green. Un fiume di ragazzi, ma anche di famiglie, con bambini piccoli e tanti pensionati. Tutti chiedono nuove politiche ambientali nel terzo sciopero mondiale per il clima, per ribadire ancora una volta che non c'è più tempo per salvare il pianeta e che bisogna agire adesso per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Tutti i discorsi di Greta Thunberg sono utili perché sono rivolti alle assemblee internazionali che hanno il potere per influire sulla politica mondiale. Quindi il punto non è quante persone vanno in piazza, il punto è le persone che hanno il potere di cambiare le cose devono farlo. Ragazzi, oggi niente scuola per venire a manifestare. Niente scuola, siamo qui in piazza per un obiettivo comune che pensiamo sia molto importante da combattere, quindi ci prendiamo le nostre responsabilità, saltiamo un giorno di scuola per stare qui tutti insieme e lottare per il clima. Cosa chiedete ai politici? Diciamo di aprire gli occhi, guardare, e non è il fatto di fare la raccolta differenziata, ma dobbiamo fare un cambiamento radicale, zero emissioni e creare delle politiche che cambino questo sistema. Tanti gli striscioni, con qualche coro anche per il sindaco Dario Nardella, invitato a non chiacchierare e a fare di più. La manifestazione fiorentina, dopo aver percorso il centro storico, è confluita in Piazza Santissima Annunziata, creando non pochi disagi al traffico cittadino. Cortei anche in altre città toscane, tra cui Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Empoli, tutti con migliaia di partecipanti.